Eccoci. Scusate, ma c'è stata una falsa partenza perché stavo uscendo dalla camera. Questa volta il percorso era al contrario, quindi ero agganciato alla cella della camera e poi l'aggancio al 4G non è stato così fluido. Perdonate l'incidente, ricomincio da capo. Voglio fare un'osservazione che spero non vi sembri superflua, non vi sembri oziosa, ma secondo me invece un carattere ce l'ha e il cui senso generale è quello di un concetto che dovrebbe essere caro alla sinistra perché tanto era caro a uno dei suoi, come dire, intellettuali di riferimento, no? Nanni Moretti, cioè il tema dell'importanza di una certa igiene del lessico. Le parole sono importanti, non so se vi ricordate il film Palombella Rossa, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, altri tempi e altra sinistra. Da molto tempo la dialettica politica qua in Italia viene descritta come il confronto fra centrodestra e centrosinistra. Che cosa è implicito in questo modo di ragionare? Ma mi sembra sia abbastanza evidente. È implicito il fatto che per avere una dignità politica devi essere di centro, devi essere moderato, cioè non devi essere portatore di idee in qualche modo radicali di cambiamento. Dopodiché, diciamo così, in questo gelato dove hai, come dire, tre palline di fior di latte, puoi mettere, non so, puoi guarnirlo con un lampone e allora è il gelato di centrosinistra, o puoi guarnirlo con un mirtillo e allora diventa il gelato di centrodestra. Però l'importante è che ci sia al centro. Questa cosa è particolarmente, diciamo, questo vezzo lessicale è particolarmente stupido ed è anche controproducente. E poi, come sempre, il degrado genera altro degrado di cui parleremo dopo. Ed è particolarmente stupido perché in realtà il centro, come più volte ci siamo detti, non c'è più. E non c'è più perché gli italiani, chi per un verso, chi per un altro, sono stanchi di tutta una serie di vicende che in un modo un po' riduttivo potremmo ricondurre sostanzialmente all'austerità e ad alcune imposizioni europee, e quindi chiedono un cambiamento. Cioè, se non fosse stata un'idea così stupida da neanche meritare di nascere, l'idea di dividere la politica fra centrodestra e centrosinistra sarebbe dovuta morire con l'affermarsi del governo del cambiamento, sarebbe dovuta morire nel 2018, o magari sarebbe, diciamo così, se neanche quel segnale lì fosse stato capito, le torsioni, diciamo, del terzo polo, no? Che io avevo sempre chiamato, come ricorderete, parafrasando un noto slogan pubblicitario di quando ero giovane, il buco con i partiti intorno, quelle torsioni avrebbero dovuto far capire che il centro non c'è, che è vuoto. Ovvero, si può dire tutto quello che si vuole circa il carattere di personaggi politici come Carlo Calenda, Matteo Renzi, che sicuramente hanno un forte carattere, quindi naturalmente un pessimo carattere, però è anche stupido ricondurre il tutto a un fatto personale. Il fatto oggettivo è che il centro, il moderatismo stentato, questa roba qui non interessa, la gente desidera cambiare. Dov'è che poi il degrado genera altro degrado? Ma l'altro giorno ho sentito un pregiato esponente della sinistra, o se volete lui direbbe del centro-sinistra, parlare di un governo di destra-destra. Cioè, non siamo più il centrodestra, siamo la destra-destra. Credo che questo dipenda dal fatto che è stato inserito Fratelli d'Italia. Peraltro ci sono stati governi che si sono chiamati governi di centrodestra, comprendendo
diciamo, il progenitore naturale di Fratelli d'Italia, che è Alleanza Nazionale, quindi non si capisce perché sostanzialmente con gli stessi ingredienti la ricetta adesso dovrebbe avere un nome diverso. Destra-destra. La mia riflessione è piuttosto banale, cioè meglio una destra-destra di una sinistra-maldestra. Perché poi alla fine che cosa vi fa capire questo modo sbagliato di pensare che deriva da un modo sbagliato di parlare? Che la causa della sofferenza profonda della sinistra, su cui ci siamo tante volte, in particolare del PD, su cui ci siamo tante volte intrattenuti, non è una causa particolarmente complessa da individuare, è semplicemente l'aver perso il senso di quale sia il gruppo sociale di riferimento, il gruppo sociale da rappresentare, perché siamo in una democrazia rappresentativa e se la gente non si sente rappresentata da te, non ti vota. È anche questo che rende un po' paradossali, come facevo notare adesso in aula, è anche questo che rende un po' paradossali alcune affermazioni, per esempio riferite alla delega fiscale, sul fatto che questa sarebbe iniqua perché danneggerebbe i lavoratori dipendenti, asseritamente a vantaggio, non so, degli autonomi o magari dei grandi capitalisti. Ma insomma, i lavoratori dipendenti sono 5 milioni, i lavoratori autonomi, perdonatemi, sono 5 milioni, gli indipendenti, gli autonomi. I dipendenti sono quasi il quadruplo, sono 18 milioni. Quindi, come dire, accusare, come ho anche detto in aula, accusare un governo di fare un intervento che danneggia i lavoratori dipendenti significa dirgli in modo elegante che è un governo fatto di imbecilli, perché sostanzialmente agire in questo modo significherebbe alienarsi la stragrande maggioranza dell'elettorato, il rapporto essendo quasi 4-1. La verità è che non è così, la verità è che ci hanno votato molti dipendenti, molti operai, oltre a naturalmente artigiani, professionisti. La verità è che questo governo di destra, non destra-destra, di destra, d'accordo? Di destra, che anche come aggettivo è molto meglio di sinistra, no? Destra, in francese, à droite, significa la destrezza, la capacità di gestire situazioni con scioltezza e con efficacia, no? Mentre la sinistra, questa aria cupa, inquietante, tenebrosa, capite, proprio anche lessicalmente si capisce che a sinistra qualcosa non va. La verità è che questo governo di destra è un governo che si rivolge a gruppi sociali diversificati e che quindi è, diciamo, trasversale e inclusivo, che è esattamente quella cosa che la sinistra pensa di essere, ma che poi nei fatti non è, perché appunto parto dal banale dato che l'auto elettrica, perdonatemi, è un bene di lusso e quindi è esclusiva, non inclusiva. Parto dal fatto che tutta una serie di indicazioni di politica industriale che vengono da quel tipo di blocco ideologico che ha scelto una battaglia di un certo tipo, ha scelto di raccogliersi sotto la bandiera verde, quella che una volta era la bandiera nostra, determinano esiti assolutamente paradossali e assolutamente nefasti per quelli che una volta erano i blocchi sociali di riferimento della sinistra. Quindi la sinistra maldestra può anche chiamarci destra-destra, fatto sta che noi siamo destri e loro sono sinistri. E a questo, diciamo, non c'è nulla da aggiungere. Io, se non una cosa, sarebbe meglio per tutti
se le parole venissero utilizzate con un minimo di dignità lessicale e di appropriatezza. Non c'è nulla di male nello schierarsi, non c'è nulla di male nello schierarsi, nell'essere di destra o di sinistra. Nessuno di noi sente il bisogno di scusarsi dell'essere di destra aggiungendo la parolina centro, come nessuno dovrebbe sentire il bisogno di scusarsi dell'essere di sinistra aggiungendo la parolina centro. Quella parolina lì è inutile, è una parolina che indica una cosa che non c'è, e io non so che cosa altro deve succedere per far capire che non c'è. Dopo potrebbe cadere un asteroide al centro dell'emiciclo, spero di no, perché una parte del centro dell'emiciclo è occupato da colleghi di destra e un'altra parte da colleghi di sinistra. Poi c'è una spruzzatina di buco con i partiti intorno, però non meritano certo, per il fatto di essere minoritari, quello di essere tranciati da un asteroide. Mi spiego? Ecco, questo era quello che volevo dirvi. Ci sono questi vezzi, che sono i vezzi dei politici sinistri, che mi hanno sempre infastidito, anche e soprattutto, devo dire, quando ero sinistro anch'io. Aiutatemi anche voi, ove mai mi capitasse, a evitarli e a farne a meno. Grazie per l'attenzione e spero di non avervi rubato troppo tempo.